Ciao, vi farò vedere come ho realizzato queste collane con le chiamate Maria Antonietta. Veramente il tutorial l'ho già fatto, ma per la mia sfortuna l'ho cancellato senza volere. Ho bisogno di questo viola Econ perline di 4 mm, questo rosso con perline di 3 mm. Ho bisogno di due colori di perline di 4 o 3 mm, una chiusura, il filo lo utilizzerò questo di 0,2 mm, questo filo da pesca. È molto facile, molto molto facile da fare. Uscito da questa perlina di sopra, giro il lavoro per essermi più facile e entro un'altra volta nella perlina appena messa. Metto sul lago 3 perline di 3 mm. Ma perché non vogliono entrare sul lago? E poi entro nella terza perlina di sopra, ma in senso contrario di come lavoro, esattamente come ho fatto al primo. Vedete? Entro anche un'altra volta nella mia ultima perlina, tiro bene il filo e il mio lavoro deve essere in questo modo. Altre 3 perline di 3 mm. Entro nella perlina di sopra, 1, 2, 3, questa. Entro nella parte opposta e poi rientro nella ultima perlina da mio giro. Quindi metto 3 perline, 2 rilascio e una lo lavoro e vado così fino alla fine del mio fine alla fine no, lascio ultime di 10 non lavorate come ho qui. Ho Entro nelle prime 10 di queste perline di 3 mm. Entro anche nella undicesima. Faccio qualche nodino per fermare un po' il filo. Faccio ancora un altro nodino. E poi entro un'altra volta nella mia undicesima perlina, faccio mi scivolano le mani, rifaccio questa parte perché mi è andato un errore e non posso caricare il video, quindi ho dovuto dare un po' indietro perché non si poteva andare avanti. Ho preso il mio filo di 0,2 mm, l'ho legato dalla mia chiusura T-bar, ho messo un schiaccino e poi in fila ho messo una ad una le perline di 3 mm, fino a quando questa è il prossimo passo, fino a quando ho messo un altro schiaccino e quell'altra parte del T-bar. Entro, dopo che faccio un piccolo nodino qui, rientro nelle prime 11 perline, come qui. Ma vedete? Nelle prime 3
nelle prime 11 e poi viene la parte quale manca. Esco da questa perlina quale l'ho appena messa e metto sul filo altre 3 perline dello stesso tipo. Alla perlina corrispondente di sopra, 1, 2, 3, entro ma in senso contrario, così. E poi rientro nella ultima perlina quale l'ho appena messo. Tiro bene il filo e faccio così per altre 2 volte. Dopo che ho fatto di 3 volte 3 di queste rossa, metto sul filo una bianca, una rossa, entro nella seconda di sopra, non prima, la seconda rossa, tiro bene il filo, poi due seconde, poi rientro nell'ultima perlina rossa messa, 2 secondi, tiro bene il filo, quindi metto di 3 volte 3 rosa, poi una volta una bianca, una rosa e vado a quella corrispondente di sopra. Faccio così fino a quando mi rimangono, come qua, una 10ina di perline. Vedete come li contate, perché non sempre questi di 3 mm, quali li ho utilizzati, sono uguali. Arrivati al fine, mettiamo anche queste 3. Entriamo dalla parte opposta di dove veniamo noi, in quella da mia sinistra. Poi un'altra volta nello stesso senso di quella quale l'ho messo e ho finito. Guardate, mi sono rimaste altre una 10ina qui e poi guardate anche quest'altro lato. Poi mettiamo un'altra perlina di 3 mm rosa, di color rosa, e entriamo dalla parte opposta dalla fila precedente, nell'ultima, infatti. Ok. Tiriamo bene il filo, poi entriamo un'altra volta nell'ultima perlina messa, 2 secondi che ho fatto un casino, e poi dove abbiamo qua, mettiamo sempre 3 rosa e qui mettiamo 2 rosa fino alla fine, quindi adesso 3 rosa, 2, 3, portiamo alla fine del filo, entriamo nella terza corrispondente di qui, 1, 2, 3, entro dalla parte opposta di come vengo, e poi rientro nella ultima perlina. Tiro per bene il filo e faccio così fino a quando arrivo qui, alla bianca. Aggiunti qui a questa bianca, metto sul filo 2 bianche e una rosa, entro nella prima rosa, quale lo trovo sopra quella bianca dalla fila precedente. Entro sempre in senso contrario in quella, entro sempre nel senso buono a questa rosa quale l'ho appena messa, vedete? Quindi mi vengono 3 di 3 di queste rosa, poi 2 bianche e una rosa, e sempre così faccio fino alla fine. Arrivati alla fine, mettiamo le ultime 3, entriamo in senso contrario in questo ultimo
tiriamo il filo per bene, 2 secondi che mi scivola la mano. Ok, e poi non entriamo più qui, entriamo nelle tutte queste rossa indietro. Io giro un po' il lavoro per essermi più facile. Tiro bene il filo e poi un altro po' e esco in questa bianca, prima bianca. Vedete? Metto sull'arco una bianca e una rossa. Li porto alla fine del filo, salto questa rosa e entro in quella bianca, così, e poi entro in questa bianca e in tutte quelle rosa indietro. 2 secondi, vedete? Faccio così dappertutto, rientro in tutte quelle rosa e esco qua fra le due bianche, metto sull'ago una bianca, una rosa, salto questa rosa e rientro questa bianca e quest'altra bianca quale è stata messa nel giro precedente. Faccio un'altra volta, entro nelle tutte rosa, e esco dalla prima bianca, metto sull'ago una bianca e una rossa, li porto alla fine del filo, salto la rosa, entro nella bianca quale l'ho messo e entro anche nella seconda bianca quale è stata messa nel giro precedente. Tiro bene il filo e guardate il puntino. Faccio così fino alla fine del mio della mia fila. Arrivati a questo punto, dopo che ho finito, vado con l'ago per arrivare a questo lato e di chiudere il mio lavoro. Piano piano faccio qualche nodino e poi nascondo i fili. Metto come qui, schiaccio questo schiaccino e metto il coprischiaccino, guardatelo, e il mio e la mia collana è pronta. Questo è il mio video tutorial, spero che sono stata abbastanza esplicita, perché non mi ricordavo veramente come l'ho fatto. Mi dispiace che l'ho tolto quell'altro. Sono felice almeno che mi sono ricordata come si fa. Un bacione e ci vediamo al prossimo video tutorial.